Così anche noi molte volte ci leghiamo a delle osservanze esteriori. Pensate quando la Chiesa fa degli aggiornamenti che non toccano la dottrina. E allora si creano queste tensioni all'interno della comunità cristiana. I fedeli alla tradizione, si è fatto sempre così. E stiamo vivendo in piccolo questa situazione anche in alcune condizioni che sono per il bene della comunità, per evitare trasmissione di contagi e noi, ma la tradizione, ma si è fatto sempre così. E allora preferiamo, anche noi un po', diventiamo corban, preferiamo del male anziché osservare il precetto del Signore. Che il Signore ci liberi da queste presunzioni, da questi atteggiamenti che non aiutano a capire il senso vero delle fedeltà che ci vengono chieste. Non i codicilli, direbbero i giuristi, o gli amminicoli, le piccole parole, possono condizionare la nostra vita. La nostra vita è bene che sia condizionata dalla parola, perché solo la parola e non i nostri codicilli, non le nostre parole, non le nostre riduttive interpretazioni salvano l'uomo.